Allora, il tema della chiacchierata che faccio oggi deve cominciare con una piccola correzione che riguarda il titolo, perché in realtà il titolo vero di questa chiacchierata è Post-metropoli e architettura. Ossia, il mio problema è quello di capire, nella situazione del grande sviluppo metropolitano contemporaneo, qual è il ruolo che può avere ancora, se ce l'ha, l'architettura nella costruzione delle parti della città. Allora io vorrei cominciare col dire che cosa intendo io per post-metropoli, perché post-metropoli è una parola che è nata negli Stati Uniti da un sociologo urbano, si chiamava Edward Sawyer, di origine sudamericana, già 10 anni fa. Ma intendeva qualcosa di un po' diverso da quello che io intendo per postmetropoli. Io utilizzo la parola postmetropoli soprattutto per distinguerla, perché metropoli è una parola molto antica. Bisanzio, la grande capitale della Roma orientale, era chiamata metropoli, come metropoli erano chiamate anche tutte le capitali delle province romane. Metropoli deriva anche da questo nome greco della mater polis, cioè della madre delle città, perché era la madre delle colonie che la Grecia distribuiva nel Mediterraneo, nel VI secolo e nel V secolo avanti Cristo. Poi esiste la metropoli industriale, che è stata mille volte, come dire, riprodotta nel cinema, basta pensare al grande film di Fritz Lang, ma tante altre cose. In generale, diciamo, c'è questa metropoli come parola che si segue, ma per definire qualche cosa di diverso, o almeno le diversità che caratterizzano la metropoli contemporanea, io ho cercato di chiamarla post-metropoli. Questo facendo allusione, se volete, a una discussione che tra gli urbanisti, tra gli architetti, ma non solamente tra gli specialisti, pensa che il nostro millennio sarà il millennio della fine della città, a cui io non credo, ma però è una delle tesi che vengono distribuite. Quali sono le specificità, diciamo, della postmetropoli? Prima di tutto, evidentemente, la quantità. Parliamo di città che sono intorno ai 20 milioni di abitanti, e ce ne sono un certo numero nel mondo. Ma soprattutto è l'estensione, l'occupazione di suolo, l'espansione continua e incessante. Pensate che a Istanbul, l'attuale, l'antica Bisanzio, ci sono esattamente 320.000 persone che ogni anno entrano nella città. L'altra caratteristica è la rapidità dei mutamenti nelle relazioni economiche, nella relazione tra i gruppi sociali, nella trasformazione e anche nella perversione, se volete, dal punto di vista della difficoltà di seguire questa serie di mutamenti. Ma oltre alla prevalenza quantitativa ci sono dei caratteri speciali anche della società urbana, che si sono trasformati, sono diventati diversi. È cambiato il cosmopolitismo, che era caratteristico, diciamo, delle città metropolitane antiche, in qualche cosa di diverso, in una relazione molto più instabile con la città. E infine, c'è da parte delle metropoli una sostanziale indifferenza, o se volete, indifferenza prepotente nei confronti del paesaggio circostante, del territorio circostante. La metropoli si espande senza avere, diciamo, una relazione dialettica col proprio territorio. Ovviamente tutto questo è inutile che lo ripeta, perché tutti voi lo conoscete molto, molto bene, corrisponde a una condizione nuova, diciamo, della civiltà che si è sviluppata particolarmente negli ultimi 30-40 anni, la globalizzazione finanziaria, quindi la trasformazione del capitalismo industriale in capitalismo finanziario. Le comunicazioni immateriali, sia quelle intersoggettive che quelle di massa, il problema, diciamo, della deterritorializzazione della produzione, che non ha più un rapporto con la propria sede originale, che quindi non si riproduce all'interno di un territorio, ma si trasforma costantemente, si trasporta. Il problema poi,
diciamo, dello mutamento dei valori, cioè i valori che una volta facevano capo alla città, in questo momento si sono trasformati, c'è il tema del consumo, della transitorietà, cioè il presente è l'unica cosa che conti, il problema diciamo, della visibilità, di ciascuno che è legata al proprio successo e anche addirittura alla propria sopravvivenza, e questo sviluppismo naturalmente è uno sviluppismo che è contro, per così dire, al problema della equità urbana o della civiltà urbana. Quello che poi, dal punto di vista di uno come me, che fa il muratore, che fa l'architetto, è quello della caduta della riconoscibilità. Cioè c'è una tendenza che tende, come dire, a divorare anche i resti, diciamo, della città precedente, all'interno del contesto della postmetropoli, per renderla non riconoscibile volutamente, né nelle sue parti né nell'insieme. E quindi, diciamo, c'è una violazione costante di tutte quelle che erano le regole una volta della costruzione della città, a partire dal limite della città, naturalmente oggi non è più riconoscibile, ma anche l'allineamento stradale, il tracciato geometrico, il tema, diciamo, della relazione tra il tipo edilizio e la sua forma, il tema, diciamo, del rapporto tra il monumento e il tessuto, tutto questo è andato nella postmetropoli completamente scomparendo. L'altro aspetto del mio discorso è il discorso che riguarda l'architettura, perché anche l'architettura che cosa può fare di fronte a questo fenomeno? A partire da una condizione che è una condizione di crisi anche della stessa disciplina dell'architettura. Crisi che si è soprattutto accentuata negli ultimi 30-40 anni. Io, i ragionamenti che sto facendo li avevo sviluppati in un libro che è uscito all'inizio di quest'anno, e questo libro aveva come copertina, un po' polemicamente, se volete, un vecchio disegno di un grande architetto della seconda metà del Settecento inglese, John Soane, che era un'illustrazione che faceva vedere i suoi allievi, cioè c'era un giovane vestito modo settecentesco di tutto punto col cilindro, che saliva su una scala Pioli per andare a misurare i capitelli di un immaginario rovina antica. Cioè questa copertina è un po' il punto di vista dal quale io mi muovo, e che è un punto di vista del tutto minoritario oggi, cioè dell'idea che la relazione con l'ordine della storia è un fondamento per qualsiasi ordine futuro. Cioè bisogna avere coscienza che noi stiamo coi piedi su un terreno che è il terreno della storia, quale terreno della storia ci sostiene, ma contemporaneamente ci lascia liberi nella responsabilità della direzione da prendere su questo terreno. E quindi, diciamo, la nozione di creatività, che poi cercherò di riprendere alla fine di questo discorso, è una forma di riconoscimento di questa situazione, siamo tutti figli di qualcuno, e quindi la creatività non è qualcosa che nasce dal nulla, ma qualcosa come una forma di modificazione, di tentativo di modificazione della realtà circostante. Quindi la relazione con la realtà non può essere elusa, ma deve essere una relazione critica nei confronti della realtà, a partire dal fondamento di una speranza, di una verità storica, di un frammento di verità che in qualche modo si va esponendo. Naturalmente può darsi che anche noi ci facciamo delle illusioni sull'ordine della città antica. Sì, certo, l'ordine della polis lo conosciamo, ma la polis antica greca era anche un ordine di tipo politico, non solamente un ordine geometrico. La geometria derivava dal fatto che esisteva questa idea che con il linguaggio e con la scrittura, diciamo, l'insieme della popolazione che aveva una dimensione limitata si trovasse a discutere del proprio destino, e quindi a questo faceva riferimento il rapporto, diciamo, tra la geometria della polis e il suo centro, che era l'agora. Anche la città cinese antica, la città cinese che si era completamente, come dire, formalizzata già quasi 1000 anni prima di Cristo. Ci sono dei documenti che riguardano il modo di costruire una città a varie scale, che la formalizzano radicalmente, che quindi danno un'idea dell'ordine, ma però purtuttavia ci sono anche delle contraddizioni. Sappiamo benissimo qual è la complessità della città medievale, la sua capacità di sovrapporsi a una situazione
zona geografica, di accettare, diciamo, anche le modificazioni continue, le gerarchie interne. Sappiamo benissimo che la stessa città di Roma, come ce la presenta per esempio Piranesi, è una città che è largamente, ha delle parti che sono disegnate con estrema cura, ma delle parti che sono una sovrapposizione di grandissimi monumenti che tra di loro sono soprattutto competitivi. Parlavo prima della responsabilità dell'architettura e parlavo prima del fatto che l'architettura, come dire, in questo momento vive un'autentica crisi a partire dalla messa in discussione della nozione di modernità, sia, non mi riferisco solamente alla modernità recente, alla modernità del cosiddetto movimento moderno dell'ultimo secolo, ma in generale alla tradizione della modernità che comincia con Montaigne, che comincia nel Cinquecento e che in questo momento è radicalmente messa in discussione. Di fronte a questa discussione si sono presentate, adesso io sto schematizzando naturalmente, due tesi completamente diverse. Una tesi è appunto quella di assumere una distanza critica da una certa condizione e cercare attraverso l'occhio di questa distanza critica di costruire qualcosa di diverso ma utilmente connesso con una condizione della realtà. L'altra è quella del rispecchiamento, cioè di accettare che la condizione che prima ho descritto in un modo molto schematico, ma insomma che corrisponde alla, diciamo, la cultura del capitalismo finanziario globale, ecco, questo tipo di cultura deve essere, come dire, e come quella delle tecnologie naturalmente, deve essere semplicemente riflessa, deve essere in qualche modo messa in evidenza, deve essere in qualche modo accettata, e quindi le ideologie che sono relative a questo tipo di struttura del mondo devono riflettersi all'interno di una certa architettura. Tutti ricordano che cos'è stato, diciamo, il realismo socialista ai tempi di Stalin, che era una forma di rispecchiamento, che non è che corrispondesse alla realtà vera, ma corrispondeva a un'interpretazione ideologica della realtà. E io credo che l'architettura di oggi ha questa difficoltà di presentarsi, quella di maggiore successo ovviamente, come una forma di ideologica di rappresentazione dell'esistente. Naturalmente conveniente dal punto di vista degli architetti, perché questo è ovviamente un modo per inserirsi all'interno di una struttura senza doverla contrastare in nessun modo. Questi tipi di valori a cui si fa riferimento sono quelli naturalmente dell'attualità assoluta, della provvisorietà, dell'atto creativo come una forma di evento che si trasforma costantemente perché ha un problema di marketing ogni volta da rinnovare. Il nuovo è contro la novità, diciamo, è contro il nuovo in un certo senso, la diversità è una diversità senza necessità intima che riguarda la costruzione dell'opera. E soprattutto l'arte è diventata, in generale le arti visive e in particolare l'architettura, è diventata una forma di comunicazione mediatica, è fondata sulla comunicazione mediatica. Il suo successo è questo, a prezzo di ridurre naturalmente il problema del linguaggio, che è un problema profondo dal punto di vista di chi si occupa di pratiche artistiche, a pura calligrafia. L'altro elemento naturalmente è la crisi dell'identità disciplinare, cioè c'è una specie di liquefazione dell'identità disciplinare dentro la quale tutto si traduce in qualche modo, si giustifica attraverso all'identità delle altre arti, una questione naturalmente antichissima, quella del rapporto tra le arti e in generale tra le discipline, come anche con le discipline che riguardano il problema delle scienze, ma il problema della collaborazione delle discipline, dello scambio di informazioni è fondamentale, ma purché ciascuno conservi la propria identità. Se l'identità viene persa, il rapporto della relazione non ha più interesse. Poi c'è un problema che viene costantemente posto dagli architetti contemporanei, anche teoricamente, che è quello della disgiunzione della forma dalla realtà, dalla politica, dagli ideali, dall'uso, persino dall'idea di costruire, cioè questa idea della controcostruzione per un certo verso.
E soprattutto questa idea è tutta concentrata sulla autonomia assoluta dell'oggetto. L'architettura è pensata un po' come l'ingrandimento di un oggetto di design e lo spazio tra le cose non conta più nulla, quando invece il problema dello spazio tra le cose è altrettanto importante come il disegno della cosa stessa. Infine c'è un'esigenza mercantile di flessibilità, la quale flessibilità naturalmente ha sempre avuto delle risposte durante la storia, ma in questo caso è soprattutto una flessibilità che si, come dire, che si concentra sulla mutazione dell'immagine. Quando un edificio cambia di proprietà o cambia di destinazione d'uso, deve cambiare non di struttura, ma di immagine. E questo è anche uno dei modi di pensare, diciamo, al tipo edilizio in modo diverso. Qui devo tornare un momento al problema della grande città o della postmetropoli. Non possiamo dire che in questo momento la postmetropoli è una categoria unitaria. Ci sono postmetropoli come Mumbai o come Shanghai che sono derivate da forme di colonizzazione. Shanghai era una piccola città fino al 1840, quando sono state fatte le concessioni agli europei, che ne hanno fatto la fortuna dal punto di vista dell'espansione. E così come anche Mumbai ha cambiato di carattere radicalmente con l'occupazione inglese. Poi ci sono città come Istanbul, come il Cairo, per esempio, che invece sono città storiche con un grande fondamento, ma che è diventato ormai sepolto al di sotto, diciamo, di una sommerso all'interno di una enorme distribuzione di popolazione, che al Cairo è arrivata a 22 milioni di persone e, come vi dicevo prima, nel caso di Istanbul aumenta ogni anno di 320 mila persone. Poi ci sono ancora città diverse, grandi città come Pechino, che conserva tutta la parte centrale con una serie di modificazioni anche gravi, ma insomma la parte centrale è strutturalmente ancora riconoscibile, ma si è espansa in maniera tale per cui la dimensione di Pechino ha raggiunto la grandezza dell'intero Belgio. Poi ci sono città come Lagos, per esempio, dove gli slums, cioè la parte non costruita o costruita abusivamente, se volete, è ancora molto più grande, nonostante che Lagos abbia più di 15 milioni di abitanti, più grande della città costruita. Tutti però pensiamo, diciamo, a una madre di queste città come Los Angeles, o perlomeno la mia generazione ha sempre pensato a Los Angeles come una grande eccezione, come qualche cosa di diverso che non era ancora catalogabile, una città nata da quell'insieme di insediamenti, diciamo, di tipo coloniale, che poi sono diventati la grande città di Los Angeles. Ci sono due bellissimi libri che consiglio sempre di leggere, uno che è quello di un inglese si chiamava Banham, Joseph Banham, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le quattro ecologie, dove parla della storia e della geografia, di questo rapporto tra storia e geografia, soprattutto influenzato ovviamente da Londra, che come si sa è soprattutto una confederazione di villaggi, diversamente da Parigi. E poi c'è un bellissimo libro di Jean-Luc Nancy, il filosofo, il quale parla, diciamo, di che cos'è la dispersione, che nozione ha, diciamo, una città come Los Angeles, che è una città dispersa. Come fa ad essere considerata una città? Infatti intitola il suo libro La città lontana. Ovviamente il problema del limite di cui parlavo prima, cioè il problema della scala, della dimensione, è un elemento fondamentale, perché è chiaro che la riconoscibilità al di là di una certa scala diventa una riconoscibilità impossibile. E anche la riconoscibilità per parti di questa grande scala diventa difficilissima. Certo, ci sono state elaborate già da 40 anni a questa parte teorie come quella della città-regione, come quella della megalopoli fatta dal geografo francese Gottman per la parte che riguardava Filadelfia, ma tutte queste teorie però hanno subito delle degenerazioni. C'è un bellissimo libro di un geografo italiano, si chiama Turri, e che parla, diciamo, di tutta quella che lui chiama la megalopoli padana, illustra come la megalopoli padana, non essendo, come dire, regolata da alcun tipo di pianificazione, sta diventando una megalopoli, ma una forma di degenerazione dell'idea di megalopoli stessa. E poi evidentemente c'è il problema, diciamo, che questi confini
pongono un problema alla natura come geografia, e quindi c'è un mutamento del modo di pensare il verde, per cui nelle grandi città il verde o è uno standard, o è una forma di riserva ambientale, o è uno spazio turistico, ma diventa qualcosa di completamente diverso rispetto alla nozione del rapporto tra costruito e natura che ha caratterizzato non solo la città europea fino almeno alla metà del secolo scorso. Ecco, a partire di queste difficoltà io dovrei fare qui un piccolo inciso che riguarda un problema che naturalmente non mi compete direttamente, che è quello della sociologia della postmetropoli, che è una sociologia diversa ovviamente. C'è una letteratura molto grande e anche molto importante che riguarda l'analisi, diciamo, di che cos'è il rapporto tra città e cittadini in una grande città di 20 milioni di abitanti, che va al di là del problema del cosmopolitismo, perché sappiamo che nel 500 Venezia era una città cosmopolita dove c'era tutto il mondo, dove arrivavano i tedeschi a impiantare la nuova, come dire, il nuovo sistema del libro stampato, dove ci arrivavano i turchi, una città molto cosmopolita, ma è una cosa diversa da quella del rapporto tra città e cittadini che caratterizza invece la grande postmetropoli, perché molti dei cittadini della postmetropoli sono degli utilizzatori della città, cioè utilizzano la città come luogo di lavoro, come luogo di servizio, ma non si identificano con la città e quindi non c'è identificazione tra città e cittadini. In più c'è un mutamento costante, c'è un'instabilità insediativa. Sono tutti elementi che cambiano completamente la sociologia urbana. In più ci sono anche mutazioni in diminuzione. Di recente ci sono state una serie di studi su Detroit, per esempio, che è vertiginosa, diciamo, modificazione nel senso di restringimento della città. Ma insomma, nel V secolo Roma è passata da 1 milione di abitanti a 17.000, quindi sono fenomeni che avvengono oggi. Venezia, di cui parlavo prima, che aveva 50 anni fa 150.000 persone, ne ha 59.000. Oggi, in questo momento, parlo dell'isola di Venezia centrale. Milano stessa, nonostante le teorie che cercano di far passare come una cosa importante il suo aumento, ma per ragioni puramente di aumento dei valori dei terreni, è una città in costante diminuzione negli ultimi 40 anni, va da 1.700.000 abitanti a 1.200.000 abitanti. Anche questa instabilità è un elemento che caratterizza o che può caratterizzare la grandissima città. Come anche un elemento importante è il mutamento della sociologia non urbana, cioè la sociologia, diciamo, degli abitanti della campagna che si sono urbanizzati nel senso del modello della grande città, è diventato il modello di vita, anche un po' attraverso ovviamente la comunicazione e i materiali che naturalmente hanno un'importanza. Nonostante questo, i cittadini del mondo sono, come tutti sanno, in aumento, hanno superato il 50% della popolazione mondiale. Perché la città è una forma di speranza per moltissimi, per il lavoro, per le relazioni, per il mutamento sociale, ma anche una forma di delusione, perché nella città si trova isolamento, ci sono delle povertà senza solidarietà, c'è una grande forma di violenza, cioè sono tutte questioni che la grande città, in particolare la postmetropoli, ha, come dire, aumentato. Come è aumentato anche, curiosamente, non il cosmopolitismo di cui parlavo prima, ma la separazione. Le città, le grandi città moderne sono città che sono fatte di accampamenti tra di loro impermeabili, diversità tra poveri e ricchi, tra costumi di vita differenziati, tra origini che riguardano il problema religioso o problemi di questa natura, ma anche tutti la difesa di identità che sono un po' fantasmatiche, come capita anche in Italia, e anche, diciamo, la provvisorietà è un altro elemento, la provvisorietà e quindi l'instabilità, la quale instabilità deriva da una forma di neofunzionalismo immobiliare, per cui dal centro alla periferia ovviamente i costi non solo dei terreni e degli edifici ma della vita stessa sono diversi. E quindi, diciamo, in qualche modo gli insediamenti abitativi si delineano secondo questo tipo di diversa condizione. Ecco, tutte queste considerazioni che ho fatto aumentano ovviamente
contribuiscono, diciamo, a coloro che sono i partigiani dell'abbandono del disegno urbano, l'abbandono di questo problema, diciamo, di disegnare la città, di progettarla secondo delle regole, che sono le uniche cose che poi danno senso anche alle eccezioni, quando tutto è eccezioni. Se pensate che appunto Shanghai negli ultimi tempi ha costruito 4.200 grattacieli uno diverso dall'altro, non si distinguono proprio perché sono uno diverso dall'altro. E noi abbiamo esempi anche qui antichi, diciamo, di modelli fantastici di città che sono stati poi trasformati, ma comunque che hanno un'origine, come dire, unitaria, come sono quelli, diciamo, di certe strutture sociali ideali, anche religiose, o certi modelli di città come quelle rinascimentali, che sono magari state, come dire, iniziate e non finite, ma che fanno pensare a un tipo di regola a cui si può fare riferimento. Poi ci sono delle città che sono ordinate per parti, certe città, diciamo, delle neoclassiche, cioè andate di Edimburgo, ci sono delle parti riconoscibili della città, ognuna delle quali ha un proprio disegno molto ben riconoscibile, o a Bath, per esempio. E poi c'è anche la città osmaniana, la città dell'Ottocento, in fondo la città di Parigi è stato un modello straordinario per tutta l'Europa, e il suo modo di pensare la città, di organizzarla, il rapporto tra pubblico e privato, è un modo che è durato quasi un secolo, che corrispondeva esattamente a una condizione che era quella della borghesia industriale, di sviluppo e così via. Tutto questo, naturalmente, il cosiddetto moderno, il cosiddetto movimento moderno, ha messo in discussione, in funzione, diciamo, di un'idea, da un lato funzionalista, nel senso di cercare di far assegnare alle parti della città delle funzioni differenziate che rendessero le parti compatibili l'una con l'altra, e dall'altra una città che in qualche modo facesse riferimento a un nuovo modo di pensare la giustizia sociale, o l'egualità, o la rivoluzione, o la trasformazione radicale. Ecco, questo contributo naturalmente è un contributo che si è sviluppato anche come anticittà, l'Unione Sovietica, o come anche gli Stati Uniti hanno sviluppato questa idea dell'anticittà come città giardino, come città organica, quelle che Franco Vidraita ha pensato, e anche appunto l'anticittà dell'Unione Sovietica, dei costruttivisti degli anni 20, è un'altra risposta, un tentativo di risposta radicale, ma che però rappresenta un modello, il quale modello è un modello riconoscibile, lungo il quale si potrà operare deformazioni, trasformazioni, ma la cui riconoscibilità è assicurata dal fatto che questa è la volontà che fa riferimento alla città stessa. Ovviamente questo discorso si è poi prolungato con l'idea, diciamo, in generale dello sviluppo del disegno urbano, soprattutto nel secondo dopoguerra, della relazione con l'antropogeografia che deriva, diciamo, dalla cultura francese, soprattutto di questo rapporto tra storia e geografia, considerati degli elementi che dovrebbero entrare all'interno della condizione della progettazione urbana come un materiale importante, come un elemento, diciamo, del disegno stesso della città. Ma naturalmente alla fine, diciamo, degli anni 70 si cominciano a produrre anche delle anti-utopie, si comincia a pensare che per esempio la città tecnologica è una città che potrebbe essere la città del futuro, che è una città senza confini, è una città senza disegno, è la madre di quella che oggi si chiama la città generica, cioè l'ideologia di una città che volutamente non vuole avere nessun tipo di come dire, di disegno riconoscibile. Ecco, tutto questo naturalmente ha condotto a una serie di conseguenze che oggi dominano anche chi si occupi di fatti urbani tra gli architetti. Cioè, sono conseguenze che riguardano di nuovo la concentrazione l'attenzione sull'oggetto singolo, anche perché l'oggetto singolo naturalmente è più misurabile, mentre invece le trasformazioni urbane sono trasformazioni che sono affidate al tempo lungo della storia, quindi bisogna credere al tempo lungo, alla permanenza, che invece è il contrario a quello a cui si crede oggi, a questa idea dell'assoluta attualità di cui parlavo prima, e anche dall'idea che c'è questa comunicazione la quale preme costantemente
e questa liquefazione tra gli elementi, diciamo, dimostrativi. La forma, diciamo, è diventato un modo attraverso il quale si comunica una certa immagine, ma questa immagine non ha un fondamento all'interno della forma. Su tutto questo poi ha avuto un'influenza colossale, giustamente, perché questo bisogna riconoscerne l'importanza, la grande diffusione di tutto il sistema, diciamo, dei flussi e delle reti, cioè il sistema della comunicazione immateriale. Mitchell, Castells, tanti altri, ma la stessa Saskia Sassen, moltissimi, hanno teorizzato delle città fondate sull'idea dei flussi. Solo questa idea dei flussi ha delle controindicazioni nei confronti della città, perché il flusso è il contrario della memoria, su cui si fonda invece una stabilità urbana in grado di produrre, diciamo, degli effetti di riconoscibilità. E il trionfo delle comunicazioni materiali, sia quelle di massa sia quelle intersoggettive, sono sviluppi che hanno una potenzialità informativa straordinaria, ma anche sviluppano una grande forma di omogeneità dal punto di vista delle opinioni, omogeneità che sappiamo molto bene per la nostra esperienza quanto siano parziali, quanto siano eterodirette, così come anche le comunicazioni intersoggettive. Sono opportunità straordinarie, ma anche difficoltà di regolare questi elementi, che sono formidabilmente degli elementi di potenziale di rivolta, specialmente degli esclusi, specialmente di questa categoria, ma anche difficoltà di costruzione di progetti, perché sono evidentemente utilissime per quanto riguarda lo scambio, dello scandalo di una certa disequità del mondo, ma molto difficile che costruiscono progetti in positivo. Naturalmente, in generale, il mondo dei flussi e delle reti è contro l'idea di luogo e contro l'idea di memoria, e quindi come tale è l'idea di rapporto col suolo, e quindi è in un certo senso è l'idea del tempo contro quella dello spazio, ma su questo sarebbe da fare un ragionamento molto complesso che ci porterebbe via molto tempo. Dal punto di vista poi strettamente di chi fa come me un mestiere come quello dell'architetto, un elemento molto importante è il cambiamento dei processi nella produzione edilizia. Cioè la produzione edilizia degli ultimi 40 anni ha cambiato radicalmente molte cose e ha messo l'architetto in una posizione del tutto nuova, del tutto laterale secondo me, specialmente per quanto riguarda proprio le decisioni che riguardano il tema della città, ma una condizione per cui anche il rapporto per esempio col cliente è completamente diverso. Se oggi noi pensiamo che il cliente fino alla fine dell'Ottocento o la costruzione di un edificio era costituito dalla relazione tra un cliente, un architetto e un costruttore, e che questa triade stabiliva che cosa si dovesse fare di fronte a certe regole di carattere urbano, oggi questa posizione è completamente diversa. E le grandi real estate hanno diciamo dei processi molto complessi che riguardano le quantità, i controlli di costo, l'organizzazione finanziaria, i problemi del costo, per cui l'elemento del disegno dell'edificio è diventato un elemento del tutto e completamente secondario. Senza contare naturalmente che c'è stata una separazione per esempio della pianificazione dell'architettura, diventata sempre più pianificazione economica. C'è stato un cambiamento, per esempio, nel rapporto di cantiere, proprio tra il tema dei semilavorati che hanno invaso il cantiere, che hanno un'origine evidentemente anche formale radicalmente diversa, rispetto alla condizione della costruzione unitaria dell'edificio. E quindi ci sono una serie di cambiamenti. Gli stessi studi degli architetti sono diventate società di servizi, così vengono chiamati anche dalla comunità europea, e ci sono studi di architettura con migliaia di persone e con condizioni, diciamo, di insediamento in molti posti diversi del mondo, e quindi con la impossibilità pratica di dare a tutti questi un'unità di carattere intenzionale per quanto riguarda l'architettura. Ovviamente ci sono due esempi che possono essere portati, che possono essere abbastanza interessanti da sottolineare. Una è quella della crisi dello spazio pubblico. Non dovrei dirlo qui dove lo spazio pubblico
trionfa, ma in realtà la crisi dello spazio pubblico nella grande città, nella postmetropoli, è molto accentuata. Cioè c'è una, appunto, una sottovalutazione del disegno di questo stesso spazio pubblico, e poi le strade, le piazze sono quelle da cui noi guardiamo la città, viviamo la città negli spazi pubblici, e soprattutto c'è una forma di privatizzazione dello spazio pubblico. Nella grandissima città i centri commerciali sono diventati le vere agorà delle nuove postmetropoli, e questo ha delle conseguenze non secondarie. Poi c'è tutto il fenomeno, come dire, quello che Melvin Weber, il grande americano, negli anni 70 aveva definito, assai prima dei francesi, diciamo, il fenomeno dei non luoghi, cioè quei luoghi come gli stadi, come gli aeroporti, come le stazioni di servizio, che sono a volte pienissimi e sono fonte di incontro casuale, ma a volte vuoti, cioè c'è questa temporaneità, diciamo, del fenomeno dello spazio pubblico. E poi ci sono i luoghi dove gli spazi pubblici sono spazi, come dire, eterotopi in un certo senso, lo so, per esempio il turismo, no, il turismo estetico, il deserto, il mare, il club mediterraneo, tutto questo mondo nel quale improvvisamente si trova una comunità a formare una specie di come dire, provvisorio spazio pubblico che non ha niente a che vedere con quello che noi conosciamo come spazio pubblico, accumula evidentemente il problema della durata come uno degli elementi fondamentali. È sempre la questione, diciamo, che si traduce in questione in cui la provvisorietà diventa l'elemento assolutamente dominante, e questa provvisorietà naturalmente ha a che vedere anche con la pratica artistica dell'architettura, la quale è una pratica artistica che ha invece come sogno, se volete, la metafora dell'eternità, cioè di creare qualche cosa che metaforicamente sia eterno, che non ha senso del progresso diversamente dalla condizione, diciamo, delle arti, delle scienze, in cui il superamento è un destino, diciamo, è un problema. Il pensiero scientifico ha questo problema, il pensiero artistico no, cioè non è che una pittura di Picasso sia un progresso rispetto a una pittura di Poussin, sono due contributi diversi, ognuno dei quali ha questa aspirazione a un tempo molto lungo, se non all'eternità stessa. Al contrario, diciamo, di questo, il rabbertamento di questo è la condizione della periferia, l'idea di periferia. Ci sono città come la stessa Tokyo che sono solo una grande periferia, dove non esiste più centro, dove non esiste più relazione con un centro. Ma la periferia naturalmente ha una evoluzione che è da quella consolidata industriale, diciamo, di tutto il secolo scorso, che aveva anche come protagonisti certi edifici eccezionali come la fabbrica da un lato o la chiesa dall'altro, in questo momento non è più rappresentata da queste condizioni, e quindi è una forma di sprawl, come si dice, di periferia dispersa, di periferia nella quale, diciamo, non esistono più gerarchie, ma soprattutto non esistono più rispetti per nessun tipo di circostante. E la libertà di iniziativa è diventata l'elemento fondamentale, ma è una concezione della libertà come mancanza di impedimenti, non come progetto, come dovrebbe essere invece la libertà. Poi ci sono, appunto, il caso di cui parlavamo prima, di grandi slums come quello di Lagos, ma di moltissime grandi città, e non solamente quelle africane, che naturalmente hanno prodotto, diciamo, quello che io chiamo un nuovo proletariato. Forse, chi lo sa, la rivoluzione forse futura sarà nelle loro mani, chi lo sa. Ecco, un problema naturalmente a cui ho fatto prima riferimento e che in qualche modo dovrebbe essere ancora ricordato è il problema naturalmente di questo rapporto con il paesaggio. Il paesaggio non è più qualche cosa, diciamo, di una natura o come elemento di perfezione a cui facciamo riferimento, ma qualche cosa di dialettico, come è sempre stato negli ultimi 500 anni. Cioè, quindi, la natura in quanto paesaggio è un materiale che deve far parte del progetto della città. Anzi, forse si può considerare che anche il paesaggio urbano è una forma di paesaggio, quindi come tale è molto importante, se si vuole, come dire, fare un riferimento nuovo per quanto riguarda il disegno di questa grande scala. Questo disegno nuovo non può non comprendere assolutamente un elemento come quello del paesaggio.
si possono formulare degli obiettivi molto generici, io credo. Questi obiettivi naturalmente sono quelli della ricerca di una nuova architettura urbana civile, ma che cosa sia civile in questo momento è molto difficile definirlo. Ci sono delle contestazioni molto ampie su che cos'è la nozione di civile in questo momento, perché naturalmente abbiamo tutte queste incertezze sulla nozione di qualità, su che cosa sia, diciamo, questa idea siamo perseguitati dell'idea della fine delle classi sociali, della fine della storia, della fine della stessa città, della fine delle ideologie scambiate come erroneamente come fine degli ideali. Poi c'è questa passione, diciamo, che dicevo, a cui facevo prima riferimento, del caos. Cioè il caos è diventato veramente un modo di pensare anche da parte degli architetti e di accettare la condizione del caos come il vero modo di realizzarsi in una forma di libertà. E su questo naturalmente si innesta anche un discorso di concezione nuova della creatività che bisognerebbe ribaltare, perché il giorno in cui si pensa che il nostro dovere di architetti nei confronti della grande città sia quello di prendere appunto una distanza critica e di muovere dalla città le critiche positive che potrebbero contribuire a trasformarla, dobbiamo anche considerare che la creatività è qualcosa di diverso da quello che viene in questo momento diffuso così largamente ai nostri giorni, che è invocato da tutti, per cui la creatività è l'elemento fondamentale non solamente degli artisti o degli inventori, ma anche dei parrucchieri, con tutto il rispetto per il loro mestiere. No, la creatività è la coscienza, io credo, della modificazione. Quello che io dicevo all'inizio, cioè questa idea che è assolutamente necessario, come dire, avere presente in questo momento, criticamente naturalmente, la condizione storica del presente come il fondamento per immaginare il futuro. Non pensare il futuro come un salto al di là del presente, ma pensare il futuro come una forma di critica al presente. E quindi anche il modo di superare questo stadio in cui noi in questo momento, io credo, siamo immersi, che è una specie di stato di barbarie, in cui ci muoviamo, che siamo affascinati, diciamo, dalle straordinarie possibilità di tutti i nuovi mezzi, delle nuove tecnologie, dei nuovi modi di conoscere il mondo, ma contemporaneamente abbiamo delle enormi incertezze sui modi d'uso di questi strumenti e scambiamo spesso gli strumenti, i mezzi e come fini. E questo invece è il contrario di una vera proposta di qualità civile. Grazie.